Ciao a tutti, io sono Stew Energy e ben ritrovati in un altro video dedicato a Core Keeper. Andiamo avanti con la nostra run nel nostro mondo ad esplorare questo fantastico gioco pixelato che, come abbiamo visto, si ispira molto a Stardew Valley e si ispira molto a un gioco di avventura da dover esplorare e andare a conquistare nuove parti della mappa, andare a raccogliere tutte le varie risorse e a fare cose in giro. Allora, innanzitutto andiamo a raccogliere i nostri... Ecco, dicevo, com'è possibile? Eccolo qua, li facciamo fuori. Andiamo qui, facciamo fuori anche questo. Ok, mi droppa la stellina. Qui ce n'è un altro. Allora, non so se nel video scorso l'abbiamo visto, perché è già passato un po' di tempo. Andiamo a scavare qui dove ci sono queste, col tasto destro, e ci droppa un nuovo fedele. Qui un nuovo fedele che si può schiudere, quindi dovremo andare sicuramente a costruire qualcosa. Allora, andiamo a farmare un po' in giro. In questo gameplay tenterò di fare un po' di tagli, tenterò di farvi vedere i punti salienti di quanto sto andando a fare. Ovviamente, se avete domande, lasciatele nei commenti e andremo poi piano piano ad esplorarle assieme quando il gameplay andrà avanti. In questo gioco ci sono diversi biomi, noi ne abbiamo scoperto qualcuno, come vedete qui c'era il magma, qui quello centrale è appunto il nucleo, poi qui ci stiamo avvicinando a un altro bioma, come vedete qui dall'altra parte abbiamo visto, eccolo qua, là ci sono altri mostri. Allora andiamo a craftarci un altro po' di torce e le lasciamo un po' in giro per terra, le lascio per terra così almeno se vado a muovermi e a distruggere dei pezzi di terra non le vado a togliere e me le ritrovo spente in mano. Come vedete qui la nostra farm ha funzionato perché abbiamo trovato le ricompense, quindi non ci sono venuti a rompere le tasche, ma assolutamente ne abbiamo trovati parecchio. La nostra farm per andare a prendere il legno funziona, perché quando noi andiamo a raccogliere il legno non raccogliamo il seme, rimane dentro a questo confine che abbiamo fatto con i mattoni e quindi ci siamo. Dobbiamo andare a mettere il rame e andiamo a fare la nuova parte. Allora andiamo a ritirare il rame e andiamo a mettere tutti e 21, tutti e 13, ne abbiamo 21, li andiamo a togliere e nello stesso tempo vi faccio vedere che, allora, se noi andiamo qui nel... avevamo fatto il tavolo in legno, possiamo fare adesso il tavolo in rame. Quindi andiamo alla tecnologia successiva, lo creiamo, ce lo teniamo, poi dovremo fare il banco da lavoro per il bestiame. Quando andremo a trovare il bestiame, a cardiobacca la mettiamo qua, le crocchette per animali quando avremo l'animale, una chiave in rame che servirà per aprire dei bauli che troveremo dopo. E qui abbiamo tutto ordinato. Lo stagno ne abbiamo due. Dove avremmo trovato lo stagno? In inglese tin, non lo so, non me lo ricordo. Allora andiamo a fare il banco da lavoro in rame, andiamo a mettere il banco da lavoro in rame, o meglio, siccome col banco da lavoro in rame si può fare anche il legno, andiamo a distruggere questo, andiamo a prendere questo qui e lo mettiamo qua. Andiamo qui e qui abbiamo tutta una serie di cose nuove migliorate, tutte fatte con rame. Per esempio ci possiamo fare una lanterna piccola, quindi ce la possiamo craftare,
abbiamo raggiunto un nuovo talento per la creazione, ci andiamo a fare un marsupio, andiamo a fare una canna da pesca per poter pescare. Poi vediamo, allora, la pala l'andiamo ovviamente a rifare, il bastone lo lasciamo così, la zappa in legno direi che ci va bene, non vado a sprecare del rame per questa cosa qua. Possiamo fare tutte le altre fonderie intanto. Dobbiamo raggiungere 10 di stagno per andare a sbloccare la tecnologia successiva, che è lo stagno. Ne abbiamo solo due, come avete visto. E tutte queste cose riusciamo a farci parecchio. Questi sono quelli di base, questi sono quelli di creazione, queste sono le attrezzature. Andando qui, vedete, potete andare in quello precedente che ci permetteva di andare a craftare la roba in legno, per quello che io sono andato a sostituirlo. La prima cosa che dobbiamo fare, possiamo fare un'incudine in rame, poi possiamo fare una fonderia in vetro oppure un tavolo da elettronica, vediamo un po'. Una forgia ferroviaria per adesso non ci interessa. Dovremmo raccogliere la fibra per poter fare il letto. Per fare l'incubatrice di uova, per andare a schiudere l'uovo che abbiamo trovato, ci vuole il vetro, quindi per il vetro ci vuole la fonderia di vetro. Quindi per adesso, anzi, ci facciamo anche la fonderia di vetro. Quindi andiamole a mettere tutte. Allora, io direi di metterle qua. L'incudine la mettiamo qua. Io per adesso la metterei qua. Allora, qui sicuramente ci vuole della sabbia. Eccolo qua. Da qualsiasi blocco di sabbia. Abbiamo dei blocchi di sabbia. Blocco di sabbia, quanti ne vogliamo? Andiamo a fare il vetro. Ho fame. Sì, ho capito. Hai fame. Tira la coda al cane. Andiamo qui con la E. E li mettiamo qua dentro. Fantastico, e ne facciamo 10. Poi andiamo ad equipaggiare quello che abbiamo fatto. Quindi non abbiamo legno, allora abbiamo lo zaino e lo mettiamo qua, e ci abbiamo degli slot aggiuntivi. Ci abbiamo 5 slot aggiuntivi. Benissimo. Poi l'anello di pietra, che l'abbiamo già aggiunto, ci fa 14 da danni da estrazione. E la lanterna la mettiamo qua e ci dà una piccola luce, così quando ci muoviamo ci permette di avere una luce attorno a noi. Ottimo. Allora, direi che qua possiamo lasciare l'ascia, non ce ne facciamo niente, e anche il banco da lavoro base, non ci interessa. Ecco, questo è l'uovo che dobbiamo metterlo dentro al nostro alla nostra incubatrice. Però ha bisogno l'incubatrice di un'altra cosa. Allora, vediamo se possiamo farci anche il tavolo da lavoro dell'elettronica. Così intanto ce li facciamo tutti e ce li mettiamo tutti attorno. Tavolo per verniciare, per poter andare a dipingere tutte le cose che ci sono. Belle, belle. Blocco di terra, quindi invece che il legno lo facciamo di terra. Con questo riusciamo a fare anche tutta la roba elettrica con questo banco. Questo banco non si può vedere nell'altro banco dove si fanno le lavorazioni di base. Qui ci sono tutte le costruzioni che poi andremo a vedere, perché si possono fare tutte delle specie di circuiti elettrici. Quindi possiamo, per esempio, avendo 10 di rame, possiamo fare un generatore di elettricità. E poi mettendo il cavo elettrico, mettendo la leva, eccetera, è possibile far andare per esempio determinate cose. Quindi la lampada, è possibile far andare la sega da tavolo, oppure quella che abbiamo visto qua, incubatrice.
Abbiamo dei punti abilità. Wow! Allora, c'ho 3 punti di abilità che, come vedete, dobbiamo prima sbloccare questo qui. E abbiamo già comunque con 4 punti abbiamo raggiunto 8 danni da 8% di danni da estrazione e 10% è il prossimo. Poi la corsa. Abbiamo la corsa che abbiamo 15, consumiamo il 15% in meno di cibo correndo, grande. Poi abbiamo un punto creazione che ci dà la possibilità di ottenere un oggetto aggiuntivo. Dopo aver creato qualsiasi parete, pavimento, ponte o recinzione, abbiamo già la coltivazione pronta. Abbiamo punti cucina che quindi ci permette di ottenere più 5% di cibo. Ne bruciamo di meno. L'effetto che ottenete con la lanterna, come vedete, è quello di avere una piccola luce fioca, non proprio una luce fortissima, però vi permette di ottenere appunto questa luce che vi dà la possibilità di vedere mentre andate avanti. Quindi riuscite non diciamo a piazzare un po' meno torce e a vedere abbastanza. Poi comunque io ne piazzo sempre abbastanza così almeno capisco. Abbiamo ottenuto un nuovo talento nella corsa, usiamolo subito, così riusciamo a consumare meno mentre andiamo a correre, che è sempre un bene. Inseguo sempre le stelline, così abbiamo i minerali. Per adesso stiamo raccogliendo sempre il minerale del rame. Certo che non gli ho dato neanche un nome, potevamo chiamarlo in un altro modo. Chissà se si può cambiare nome al personaggio. Poi vado a vederlo. Siamo arrivati qui a scoprire questo piccolo stagno incantato. Andiamo a raccogliere quello che c'è nel mezzo, prendendo e andando a metterci un po' di terra. Così andiamo dall'altra parte. Andiamo a raccogliere questo. Questo che cos'è? Non lo so, ma lo raccogliamo. Piedistallo di pietra con un geode. Andiamo a rompere le casse. Abbiamo raccolto un uovo. Raccogliamo anche questo. Questo qui per terra non so cosa sia. Allora andiamo a raccogliere, raccogliamo un po' di roba. Urca, una bomba. Eccola. Questa è una bomba. Avete visto? Quando fa questo numero qua è una piccola bomba. Nella nostra mappa siamo andati a finire qua. Quindi qui c'è la nostra base. Potremmo andare ad unirci da questa parte a sinistra. Andiamo a ripararci le cose, questo. Ok, questo lo mettiamo qua. Uno lo ripariamo e uno lo potenziamo. Poi quindi questo lo possiamo prendere. Questo riusciamo a ripararlo? Esatto. Possiamo anche potenziarlo? No. Sì. E fa più danni. Wow. Lo potevo fare anche prima. Buono, ottimo. Questa non ci interessa, questa va bene. Ottimo, direi che abbiamo preso tutto. Ci abbiamo l'uovo, ci abbiamo la cardiobacca. Bene. Direi che abbiamo fatto un po' di farming. Abbiamo iniziato a... Abbiamo fatto il vetro, andiamo a raccogliere il vetro, andiamo a craftare l'incubatrice, l'incubatrice che la troviamo qua, ci manca il rame, dobbiamo fare il rame. Possiamo fare per esempio il banco da lavoro di vetro, è possibile sfruttare il vetro per creare elementi più avanzati. Wow!
Facciamo anche questo. Mi piace. Quindi abbiamo la sabbia, andiamo a mettere subito lì dentro. Il banco da lavoro di vetro non l'avevo ancora craftato. Ottimo. Me li metto tutti qua attorno. Poi semmai andremo ad allargarlo questo, andremo ad allargarla di più. Dovrebbe essere comunque nel raggio di 9, quindi dovrebbe prendere sempre la roba da qua, dal centro. E con questo riusciamo a fare la parete di vetro, la parete di vetro sottile, il pavimento di vetro. Buono. Quindi ecco, questo qua potremmo fare un'isola. Allora, invece che metterlo qua, poi il ponte di vetro, ecco, il ponte di vetro potremmo metterlo per esempio, quindi sopra l'acqua, per esempio, sì, eccolo qua. Ponte di vetro o la parete. Bello, mi piace. Mi sa che dobbiamo fare un'altra cassa. E in questa cassa che metteremo qua. In questa cassa andremo a mettere invece i vari oggetti strani, questi qua, gli oggetti di arredamento. Quindi il geode di valore, quindi la fibra grande, il piedistallo che lo teniamo. Esatto, ci andiamo a mettere sta roba qua. Possiamo andare a pescare. Si lancia col tasto destro. Aspettiamo qui dove sono le bollicine. Almeno in Stardew Valley era molto più facile beccare dove c'erano le bollicine. Vedete, abbiamo ottenuto per esempio del rame. E si può stare a pescare. Informazione spoiler dal buon Tojo con cui abbiamo giocato la volta scorsa. Ci sono diversi tipi di acqua e diversi tipi di ricompense. Quindi piano piano che gireremo andremo a scoprirne delle altre. Quindi abbiamo già 21 di pepe bomba. Poi io fuori dallo stream, fuori dalla registrazione, andrò a fare qualche cosa. Qui abbiamo i vari pesci, anzi questi qui li andiamo a cucinare. Direi di andarli a cucinare tutti e tre con i pepi bomba. Andiamo a vedere cosa viene fuori, i tre pesci con i pepi bomba. Andiamo qua nel calderon. Ah, non abbiamo visto l'incudine cosa fa. Allora, andiamo a prendere il pesce squalo con il pesce bomba. Andiamo a vedere cosa viene fuori. Verrà fuori il pesce esplosivo? Non lo so. Normalmente ci dà 11 di cibo. Andiamo a vedere. 2,5 punti. E ci ha dato polpette di pesce con mandibole piccante. Più 21% a velocità di movimento. Wow, è tanto 21%. E 23 di cibo. Figa sta roba qua. Poi andiamo a prendere il pesce milione, sempre con il pepe bomba. Bello questo. Questo fa un'altra piadina. Fa un'altra piadina dove abbiamo 13 punti di barriera magica. Quindi quando dobbiamo andare a combattere, non è male andare quando sappiamo che andiamo a fare magari qualche boss, sono convinto che ci darà una mano. Questo qui che cos'è? Allora, era per andare a craftarci l'equipaggiamento. Ce l'abbiamo l'equipaggiamento? No. Allora, possiamo craftare nella mano secondaria salute massima più 10 e invece con la melma ci dà salute massima più 10, armatura più 4, armatura più 7. Questo ci dà riduzione dell'impatto del movimento rallentato dalla melma. Non è che mi entusiasmano particolarmente. Io direi che ci andiamo a craftare tutta la nostra. In testa cosa ci abbiamo noi? Niente, salute massima più 5. Sì, andiamo a farci anche questo. E quindi il nostro personaggio ha delle statistiche non indifferenti. Abbiamo già degli oggetti di livello 3, qualche oggetto di livello 2. Bene, vediamo se abbiamo qualcosa. Abbiamo completato la prima parte. Scavo efficiente più 10%. La corsa va bene. Vitalità, creazione, magia. Non c'è la pesca. Giardinaggio ne abbiamo 4. Quando arriviamo a 5, siamo a posto. Ok, questo è il nostro omino. Andiamo a vedere se riusciamo a riciclarli. Sì, perfetto. Ok, e abbiamo 6 pezzi di ricambio. Così li abbiamo riciclati. Benissimo, direi che per questo video ci siamo.
Abbiamo fatto un po' di roba in rame, ci siamo portati avanti, abbiamo fatto il vetro dalla sabbia, abbiamo fatto il banco da lavoro elettrico col quale andremo avanti, possiamo fare il generatore di elettricità e la prossima volta proveremo a fare l'elettricità e andare a fare l'incubazione, andare a fare l'incubatrice. Io mi porto un po' avanti, vado a piantare e... Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un suggerimento, lasciatemi, se state giocando al gioco, lasciatemi un commento, se vi piace, vi incuriosisce, potete prenderlo scontato con il link in descrizione dell'episodio su Instant Gaming, col quale andate ad usufruire degli sconti di Instant Gaming e andate anche ad aiutare in maniera per voi assolutamente silente, in maniera... normale e naturale, un 3% mi viene accreditato su un piccolo portafoglio col quale posso acquistare i giochi col quale faccio i proviamolo. Se volete vi potete abbonare a YouTube e a Twitch come fanno le persone che passano in sovraimpressione o che sono passate e che sono gli sponsor di questo canale, loro ed esclusivamente. Grazie mille, un abbraccio a tutti, alla prossima, ciao ragazzi.